Душево, папа, душево! Purtroppo abbiamo trovato i resti compatibili con un bambino di circa 3 o 4 anni. Ovviamente ancora non possiamo dare certezze scientifiche, andranno fatte tutte le gli accertamenti medico-legali, le comparazioni, quindi ancora non possiamo dare certezze. Però ripeto, si tratta di resti compatibili con un bambino di circa 3-4 anni. In questo momento ci dobbiamo stringere intorno a questa famiglia, a questo bambino. Noi dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo sempre pensato che questo bambino si trovasse in questo posto e purtroppo i fatti ci hanno dato ragione. Ringrazio tutte le persone che a qualsiasi titolo hanno collaborato nelle ricerche e per ora niente, ci stringiamo di fronte a questa famiglia, a questo bambino, e ora dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora e andare fino in fondo a questa storia veramente triste. Ma come è possibile che sia stato trovato da un volontario dopo tanti giorni di ricerca? Guardi, a me in questo momento, ascolti, in questo momento, ma appureremo anche questo, ma francamente a me in questo momento non interessa chi l'abbia cercato, chi l'abbia trovato, l'importante è averlo trovato. Noi abbiamo sempre detto che questo bambino si trovava in questo posto, che tutto conduceva a questo bambino che si trovava in questa località. Abbiamo detto che dovevamo insistere in queste ricerche, poi che l'abbia trovato un volontario, l'abbia trovato qualcun altro, a noi non interessa. Prima c'erano più avevamo, ascoltate, più avevamo risorse disponibili, più probabilità c'erano di trovare questa persona. Voi stessi vi siete resi conto dello stato dei luoghi, avete sentito il rumore delle motoseghe per andare, vi garantisco che la situazione dei luoghi è veramente difficile. Ci può dire, scusi, che quello che ha visto ha scattato qualche ipotesi oppure? Ovviamente ci siamo fatte delle ipotesi, se ne sono rafforzate alcune, ne abbiamo scartate, ne stiamo scartando delle altre, però ora chiaramente... Ce ne può dire, procuratore, perché prima erano quattro, adesso quanti sono? È il momento di lavorare in silenzio, di continuare a lavorare. Sono 16 giorni in silenzio, quali sono le ipotesi ancora aperte sul campo dopo 16 giorni? A questo non rispondo, noi stiamo lavorando da 16 giorni e quindi voglio dire continueremo a lavorare. Ci può dire solo cosa è stato scartato anche? Cos'è che perde quota, diciamo? Chiaramente perdono quote piste riconducibili ad ambiti familiari, ovviamente, però in questo momento non possiamo fare altre dichiarazioni. Ripeto, lasciateci lavorare, lasciateci fare tutti i ragionamenti del caso. Si rafforza quella degli animali, un attacco degli animali? Assolutamente no, rimangono in piedi tante ipotesi e quindi, ripeto, dobbiamo ora lavorare, riflettere. L'autopsia sarà eseguita a brevissimo, ancora non l'abbiamo stabilito. Ovviamente in questo momento noi abbiamo trovato soltanto dei resti, ripeto, compatibili con un bambino di quell'età. È morto anche lì il bambino? Anche su questo non preferisco non rispondere. A breve mostreremo alcuni oggetti che abbiamo trovato ai familiari per procedere a un primissimo riconoscimento. Poi ovviamente tutto ha demandato agli accertamenti, ripeto, medico-legali, alle comparazioni del DNA. E quindi poi vedremo. Procuratore, quando parla di oggetti anche riconducibili alla madre? Oggetti? No, in questo momento escludiamo la presenza di oggetti riconducibili alla madre. Sono oggetti tipo le scarpette? Potrebbe essere anche oggetti di questo tipo. Indumenti? Anche indumenti. Ora signori, vi prego di farci continuare a lavorare. Un attimo solo, siamo in diretta su Rai 1, se ci spostiamo si è abbassato il segnale. Non rilascio più dichiarazioni, abbiamo già... Guardi che è andato giù il segnale, il procuratore. No, un secondo, basta, grazie.